Ciao a tutti ragazzi di Iron Farmer, ben ritrovati in questa nuova video presentazione. Stiamo presentando un'altra mod del team Farming Simulator Italia. Stiamo parlando sempre di una mod di Tyconcat, precisamente ancora della Bitter Fuel Usage. Sto facendo un video dedicato a questa mod in quanto ne è uscita una versione nettamente migliorata. Ne stiamo parlando anche in questi giorni io e Tyconcat, stiamo testando, provando e testando ulteriormente rispetto a quanto hanno fatto loro fino adesso. Molti danno per scontato l'utilizzo di questa mod, nel senso che vediamo che sul sito ufficiale, perché la mod è presente sul sito ufficiale di Farming, quindi direttamente dal menu del gioco la potete scaricare, sta facendo un mare di download, però credo che non sia appieno apprezzata, o meglio, credo che non si conosca esattamente quale sia, diciamo, il potenziale di questa mod. Allora la presentiamo, appunto, gli facciamo un video dedicato dove andremo a vedere alcune delle, praticamente ormai credo che siamo alle 100 modifiche dedicate al consumo dei mezzi. Comunque man mano che andremo avanti in presentazione vi verrà più in chiaro che cosa voglio dire. Stiamo facendo ancora ulteriori test perché ci sono sempre cose che volendo si possono, diciamo, aggiustare nei limiti delle possibilità di Farming, perché Farming su certe cose purtroppo, come vedremo poi in video, pone dei paletti che non si possono arginare. Comunque partiamo con appunto la presentazione. Mi sono preparato un po' di cosette da fare giusto per farvi vedere come funziona la mod, sia qui allo shop, quindi una cosa abbastanza sbrigativa, sia in campo per vedere più nel dettaglio come funziona e come calcola i consumi. Quindi partiamo pure, iniziamo con il nostro bel Deutz. Che cosa fa esattamente la mod? Allora, la mod si chiama, appunto, consumo più realistico di carburante, se la vogliamo tradurre in italiano per essere chiari. Quindi che cosa fa? Non è che calcola semplicemente un maggior uso di carburante, ma dà un consumo calcolato per ogni attività che si va a svolgere, per ogni lavoro che si va a fare. Quindi in base al lavoro che si fa, il nostro motore consuma più o meno gasolio in base allo sforzo che deve sostenere, ed è per questo che mi sono preparato un po' di provette, perché così potete, appunto, ammirare con i vostri occhi. Prima di partire vi rubo ancora qualche secondo. Allora ragazzi, scusate, eccoci ritornati, mi si è bloccata la registrazione, quindi chiaro che se non c'è il fail della giornata non funziona niente, bisogna avere per forza qualcosa che non quadra. Comunque, allora, volevo farvi vedere, appunto, prima di partire, che in basso a destra, dove vedete la velocità del nostro bel trattorino, vi compare una seconda barra, diciamo, che si illumina a pallini che va da verde al rosso, che indicano, appunto, il consumo del nostro bel trattore. Da notare anche che il consumo varia anche quando si va a sterzare, quindi una semplice sterzata ovviamente comporta un maggior sforzo del motore e la mod lo calcola, quindi si va a far aumentare lievemente il consumo di gasolio. Dovrei farvelo vedere in velocità per capire. Vedete che in accelerazione il consumo va al massimo perché andiamo a pretendere dal nostro motore la massima resa, quindi la massima potenza disponibile. Attualmente consumiamo 6 litri circa di gasolio, ma basta una sterzata brusca per vedere che il consumo sale in maniera considerevole. Ovviamente io ho fatto una sterzata che nella realtà mi sarei capottato, ma volevo farvi vedere in maniera chiara l'aumento del consumo di carburante. Ora proviamo a fare un sollevamento del nostro attrezzo. Qui abbiamo un erpice da 3 metri e in questo caso, pur essendo tra virgolette piccolo perché è il più piccolo disponibile, quindi da 3 metri, ci dà un consumo di gasolio superiore rispetto a quest'altro che è più grande, perché in questo caso noi lo andiamo a sollevare letteralmente di peso.
Quindi se proviamo ad abbassare e rialzare, vediamo che da 1,4 litri orari, facendo il sollevamento del nostro erpice, andiamo a consumare come picco massimo 5 litri orari di gasolio. Facciamo un'ulteriore prova, quindi scendendo consumiamo 2,8, salendo consumiamo 5. Proviamo a scollegare il nostro erpice, colleghiamo quest'altro che è, pur essendo più grande, però è dotato di ruote, è carrabile, quindi eccolo qua. Lo andiamo ad agganciare, proviamo ad abbassare ed alzare e vediamo che il picco massimo quando andiamo a movimentare il nostro erpice siamo a 4,8 litri orari. Proseguiamo con la nostra carrellata, giusto per farvi vedere. Adesso cerchiamo di andare un po' più spediti. Attualmente a motore al minimo consumiamo 2,8 litri orari. Se abbassiamo, il consumo in questo caso non si muove, perché con i pick-up non si riesce a far funzionare questa mod. Questi sono i famosi paletti di cui vi parlavo prima. Ma se accendiamo il nostro bel carro autocaricante, vediamo che automaticamente il nostro consumo di gasolio sale a 13 km orari. Quindi dai nostri 2,8 andiamo a 13 km orari. Ovviamente se proviamo a partire e andare avanti, continua a salire il consumo di gasolio. Più materiale andiamo a raccogliere nello stesso momento, quindi più diciamo è densa l'andana di paglia o fieno o erba che andremo a raccogliere, e maggiore sarà lo sforzo che il nostro trattore dovrà sopportare, quindi maggiore sarà il consumo. Vedremo meglio dopo quando andremo in termini pratici a imballare la paglia, che mi sono appunto preparato tutto quanto per farvi vedere meglio. Anche quindi ogni cosa che andiamo a fare, quindi ogni azione corrisponde un relativo sforzo da parte dei nostri trattori. Ogni azione viene calcolata e viene calcolato appunto il relativo consumo. Per esempio, se noi proviamo a dispiegare la nostra trebbia, vediamo che movimentare tutta questa parte, tutte le varie parti meccaniche che si muovono in contemporanea per dispiegare e ripiegare la trebbia, comportano un notevole consumo di carburante. Quindi passiamo dai nostri 6,3 fino addirittura a 53 litri orari. Ovviamente sono litri che si consumano per un attimo, nel momento diciamo che serve, nel tempo che serve per far sì che la trebbia si apra e si chiuda. Stessa cosa vale anche per la nostra bella barra. Se noi proviamo a dispiegarla, in questo caso andiamo a 17 litri orari di consumo carburante. Secondo me sono alcuni parametri sono un pelino da rivedere, perché comunque sia, vedete che anche alzando ed abbassando comunque cambia il consumo. Alcuni parametri secondo me sono da ritoccare, però ci stiamo lavorando, ragazzi. Eccolo qua, 17 litri orari per dispiegare la barra. Io sinceramente qui farei consumare un filino in più, considerando quanto consuma il dispiegamento della trebbia. Anche il condotto ovviamente ha il suo consumo. Per aprire e chiudere il condotto andiamo a 14 litri orari di consumo carburante. Scendiamo, andiamo di qua. Questa è una cosa molto carina da vedere. I nostri bei telescopici consumano anche movimentando appunto la pala. E abbiamo possibilità di vedere consumo aumentare, possibilità, cioè normalmente il consumo aumenta anche movimentando il telescopico stesso, quindi più si corre veloce, più il consumo aumenta a velocità costante. Ovviamente dobbiamo farlo a velocità costante per vedere che i consumi salgono. Comunque queste sono piccole prove che farete voi, e vi faccio vedere le cose più interessanti. Vedete che anche solo movimentando il telescopico, quindi la pala, il nostro consumo aumenta. Un'altra cosa da notare, per esempio, se io vado pianissimo, allora da 1,5 muovo piano piano il sollevatore e sono a 1,9 litri di consumo. Se lo muovo più velocemente, il consumo sale. Quindi vedete che più diciamo chiedo sforzo alla pompa, in questo caso, più il consumo aumenta. Anche il movimentare della benna
altera il consumo, lo fa aumentare in base alla velocità con cui muoviamo la benda, e ovviamente anche allungare il telescopico comporta il suo relativo consumo. Quindi veramente ottimo, ottimo lavoro. Ora vediamo le ultime cosette e poi andiamo a vedere in pratica che cosa succede. Anche qui, quando noi andiamo ad accendere la nostra bella imballatrice, che la apriamo e chiudiamo, andiamo a variare i nostri bei consumi, quindi da 1,9 passiamo a 2,7. Se abbassiamo il pick-up non succede niente, stesso problema di prima, ma se accendiamo l'imballatrice il consumo sale, e ovviamente andando avanti il consumo sale ancora di più perché chiedo maggior sforzo al nostro motore. Ultima cosa, andiamo a vedere l'Optum, poi passiamo di là. Ok, dispieghiamo le facciatrici, in questo caso parliamo della facciatrice anteriore. Mentre apriamo e chiudiamo 9,7 litri, al motore fermo 2,8 litri. Vediamo la posteriore, quindi cambiamo, dispieghiamo, picco massimo 17 litri, invece a trattore, cioè a movimentazione ferma, scusate il gioco di parole, siamo a 2,8 litri. Ora proviamo ad accendere le facciatrici, quindi con la facciatrice posteriore da 2,8 passiamo a 13 litri. Se accendiamo anche la anteriore passiamo a 18 litri. Ovviamente poi se andiamo ad abbassare ed alzare dovremo avere un maggior consumo di carburante, ma con la frontale non funziona, evidentemente sente troppo poco il peso e questa è una cosetta da aggiustare, mentre con la posteriore invece abbiamo il calcolo del relativo consumo, quindi anche qui abbiamo visto. Cosa interessante da vedere anche in questo caso, proviamo a, ovviamente queste sono tutte cose che di default non ci sono, sono tutte aggiunte dalla mod. Allora, con trattore JCB e Hoskins proviamo ad alzare il nostro bel cassone. A cassone vuoto andiamo a 2,4 litri di consumo per appunto movimentare il nostro cassone. Stesso trattore e stesso rimorchio, però con del frumento dentro. Vediamo se riesco a salirci su senza sbagliare. Voilà. Scusate, con della soia dentro, comunque con del carico. Se noi andiamo a movimentare il nostro bel rimorchio, vedete che saliamo al picco massimo di 9 litri per consumo orario. Ovviamente qua non mi scarica perché lo shop è, diciamo, disabilitato al poter scaricare le colture a terra, ma ciò capita a fagiolo, giusto per farvi vedere che viene calcolato anche il funzionamento di ciò. Allora, saltiamo da un'altra parte, eccoci qua, andiamo nella nostra bella Scorpio, proviamo a fare qualche lavoretto. Allora, attualmente siamo a 7,1 litri orari. Se muovo i nostri bei braccetti, vedete che in base al braccetto che posso andare a movimentare cambia anche il consumo. Se noi andiamo a tagliare un alberello, eccoci qua, track, vedete che il consumo aumenta ad ogni cosa che faccio, quindi mano a mano che io richiedo lo sforzo alla mia bella Scorpio il consumo aumenta. Tagliamo qualche pezzettino, eccolo qua, vedete che ad ogni taglio, ad ogni movimento vado a cambiare lo sforzo della nostra bella Scorpio. Stessa cosa per quando è ora di cippare, quindi se noi accendiamo la nostra bella cippatrice da 2,8 litri, accendiamo, passiamo a 31 litri di consumo, siamo già praticamente al massimo, praticamente. Aspettate che devo cambiare con CTRL Z, ok, mettere il nostro bel braccino. Quando vado a muovere il braccio ovviamente il consumo sale, quando vado a cippare il consumo sale. Adesso vi faccio vedere un pezzettino velocemente perché mi sto rendendo conto che stiamo allungando non poco quei tempi. Non so se riesco a prenderne un pezzo. Eccolo qua.
preso un po' alla brutta, ma l'abbiamo preso. Ok, lo apriamo e track, vedete che come iniziamo a cippare il consumo va alle stelle a 40 litri. Adesso qua si è anche incantato, messo male, ok, a 40 litri orari. Qui c'è un attimo una discussione da fare, che comunque la stiamo facendo io e Tyconcat, perché teoricamente più diciamo il trattore è potente e meno il motore dovrebbe sedersi a parità di sforzo, quindi meno dovrebbe patire lo sforzo, dovrebbe cambiare anche il consumo. Invece lì c'è ancora qualcosina da rivedere, ma ci stiamo diciamo lavorando su, anzi ci sta lavorando sopra. Io mi limito solamente a consigliarli, insomma, a fargli notare le cose che non vanno. Stessa cosa per la nostra bella Holmer, quindi se noi andiamo a movimentare per esempio il condotto di scarico, siamo a un maggior consumo di gasolio. Proviamo ad accendere la nostra bella defogliatrice e la abbassiamo, quindi passiamo da per esempio defogliatrice spenta 6,1 litri, defogliatrice attaccata 32 litri di consumo orario. Cambiamo la selezione e accendiamo anche la cava bietole, consumo sale ancora un pochettino mentre c'è diciamo la movimentazione, quindi mentre alziamo ed abbassiamo la nostra, se ce la facciamo, eccola qua, la nostra defogliatrice, ovviamente andando a lavorare, adesso sto cercando ragazzi di correre perché il video veramente diventa lungo, andando a lavorare il nostro consumo continua ad aumentare, quindi vedete che ogni cosa che facciamo crea il corrispettivo aumento di consumo di carburante, che non è sempre uguale, dipende sempre da che cosa stiamo facendo. Stessa cosa vale per lo scarico, quindi adesso andiamo a scaricare la nostra bella Holmer, così diamo una provettina anche alla Terra Ferris. Se siete stanchi ragazzi chiudete il video, per chi invece è curioso può continuare a seguirlo, tanto ormai credo che avete capito l'antifona, che ogni cosa che andiamo a vedere va ad alterare il consumo di carburante, ogni cosa che andiamo a fare anzi. Ok, track, noi ci mettiamo qua più o meno dritti, che va bene lo stesso. Scarichiamo qui, che non funziona, come mai? No, perché ho sbagliato tasto. Voilà. Vedete che anche facendo lo scarico consumiamo 35, 38, 36, 41 in base anche a come muoviamo la nostra macchina. Consumo sale, scende, fermiamoci, quindi da 35 a scarico in corso passiamo ai 6,1 litri quando siamo a meccanica ferma, quindi quando smettiamo di scaricare le nostre belle bietole. Stessa cosa fa la nostra bella Terra Felis, proviamo un attimo anche questa. Ormai abbiamo fatto 30, facciamo 31, le proviamo tutte. Ok, mettiamoci abbastanza avanti. Perfetto. Eccoci qua. Stessa cosa se vado a movimentare i bracci, creo un ulteriore aumento del consumo del carburante perché la macchina giustamente si deve muovere. Anche quando dispiego e ripiego la macchina consuma di più mentre appunto fa le varie movimentazioni. Se accendiamo la nostra bella Terra Ferris vedete che sale il consumo di gasolio in questo caso, e ora proviamo a caricare un po' di bietoline. Anche quando carichiamo le bietole vedete che il consumo sale, va alle stelle perché diciamo utilizziamo tutta la potenza disponibile della macchina. Come finisce lo scarico il consumo scende, come ricomincia lo scarico il consumo sale, quindi è proprio veramente ben fatta, ben calcolata. Non dico che vi è utile da un punto di vista produttivo nel gioco, ma però
aumenta sicuramente il realismo sotto questo punto di vista. Ok, qua mi sono preparato un po' di cosette. Anche qua proviamo ad andare a prendere la nostra imballatrice, che dove l'ho messa? Ecco, qui ho un po' di grano, volevo farvi vedere anche lo scarico della raccolta di grano. Quindi ecco qua l'imballatrice là, mentre il nostro camion ce l'ho dall'altra parte. Volevo farvi vedere anche lo scarico del nostro raccolta di grano, perché anche questo va ad aumentare di consumo quando scarichiamo il nostro bel appunto raccoglierano stesso. Anche quando dispieghiamo il nostro canotto, vedete che il consumo sale brutalmente. Come finisce di dispiegarsi, il consumo scende in base ovviamente anche a quanto sto facendo in chilometri orari con il nostro bel trattore. Ci portiamo sopra il nostro rimorchietto, quindi vediamo da fermo quanto consuma. Allora, siamo a 3,8 litri, ovviamente muovendo il condotto di scarico il consumo aumenta. Da 3,8 ci mettiamo qua, facciamo partire lo scarico e saliamo a 23 litri orari di consumo carburante. Quindi anche qua abbiamo il nostro, come vedete ci sono veramente 10 miliardi di cose che vanno ad influire sul consumo dei nostri mezzi. Ora qui mi sono preparato un po' di andane di paglia, qui fatte con la New Holland, quindi con una barra piccola, di là invece con la Massey Ferguson, quindi una barra molto più grande. Che cosa cambia? Cambia che le andane cambiano di densità di prodotto, quindi c'è più o meno paglia. Allora, abbassiamo il nostro pick-up che non comporta consumo di carburante, purtroppo, e accendiamo la nostra bella trebbia. Beh, scusate, imballatrice. Partiamo, aspettiamo che si stabilizzi la velocità e quindi il consumo. Ora, in questo caso, con una quantità, diciamo, bassa di paglia, siamo sui 31, 32, diciamo, dai, mediamente sui 31 litri di consumo. Ora siamo scesi, cambia ovviamente anche in base alla pendenza, se siamo in salita o discesa. Però più o meno siamo sui, eccoli qua, 33 di media, 31, 32, con una quantità bassa di paglia. Ora proviamo ad andare dall'altra parte, quindi alziamo il nostro pick-up, andiamo dall'altro lato che abbiamo una densità maggiore di paglia e dovremo vedere salire il consumo di 2 o 3 litri orari. Se non ricordo male, comunque lo scopriamo subito al volo. Ok, proviamo con questa. Abbassiamo, accendiamo. Aspettiamo di stabilizzare la velocità in modo da poter paragonare il consumo. Facciamo un pezzettino di strada, vediamo. 34. Qui tendiamo ad avere quel litro in più stabile di consumo. Se magari mi metto giusto che la prendo tutta, ok. 34, 28. Siamo anche in discesa qua, quindi è normale che il consumo scenda. Dovrei girarmi e andare in salita per... anche di là è un pelo in salita, quindi proviamo a girarci un attimo, andiamo a prendere un'altra andana. Andando in su dovremo vedere un consumo leggermente superiore rispetto a prima. Vediamo se arriviamo a 35. Stiamo consumando al massimo probabilmente, ragazzi. Vedete che in certi, spesso e volentieri sta fisso su 34, vuol dire che proprio sfruttiamo tutta la potenza disponibile, mentre prima questo non succedeva, si saliva e si scendeva. Poi è chiaro che viene difficile fare una dimostrazione affidabile al 100%, perché è chiaro che le salite, le discese, le curve, tutto insieme comporta un cambiamento nel consumo del gasolio e la mod calcola tutto quanto in contemporanea.
Boh, ragazzi, vi ho rubato fin troppo tempo. Ci vediamo nella prossima presentazione. Questa comunque è la nostra Bitter Full Usage di Tyconcat, sempre del team Farming Simulator Italia. Ringrazio appunto Tyconcat per il lavoro che fa e comunque sia tutto quanto il team. E noi ci vediamo in un prossimo video, ragazzi. Ciao ciao!